Ciao a tutti ragazzi, bentornati nello spazio. Oggi andremo a vedere le moltiplicazioni con il moltiplicatore a due cifre. Siete pronti? Forza, partiamo! Allora, per eseguire una moltiplicazione con il moltiplicatore a due cifre è utile procedere a tappe. Andiamo a vedere. Devo svolgere la moltiplicazione 26 per 32. Metto i numeri in colonna e vado a moltiplicare il moltiplicando 26 per le unità del moltiplicatore, cioè per 2. Allora, 2 per 6 fa 12. Scrivo 2 e riporto 1. 2 per 2 fa 4, più la decina che riportavo, che fa 5. Il risultato è 52. Questa prima parte si chiama primo prodotto parziale. Prendiamo adesso in considerazione il secondo step. Guardate un attimo, le frecce mi indicano che ora vado a considerare le decine del moltiplicatore. Allora, che cosa faccio? Moltiplico quindi il moltiplicando 26 per 3. Poiché sto moltiplicando le decine, devo scrivere 0 nella colonna delle unità, perché il rischio è quello di confondermi. Quindi eseguiamo. 3 per 6 fa 18. Scrivo 8 e riporto 1. 3 per 2 fa 6, più 1 che riportavo, 7. Questo è il secondo prodotto parziale. Adesso andiamo a considerare il terzo step. Che cosa devo fare nel terzo step? Devo sommare i due prodotti parziali e ottenere il prodotto finale. Andiamo a vedere. 2 più 0 fa 2. 5 più 8 fa 13. Scrivo 3 e riporto 1. 7 più 1 che riportavo fa 8. Ed ecco che ottengo 832. Allora ragazzi, vi ho inserito un ricorda. Andiamo a vedere. Il numero 26 si chiama moltiplicando, che è il primo termine della moltiplicazione. Il numero 32, secondo termine della moltiplicazione, si chiama moltiplicatore. Poi il numero 52 è il primo prodotto parziale, il numero 780 è il secondo prodotto parziale e 832 è il prodotto finale. Adesso andiamo a vedere che cosa si può fare per svolgere la prova di una moltiplicazione. Niente di più semplice. Posso applicare la proprietà commutativa, proprio così. Andiamo a vedere. Ho l'operazione 43 per 12. La svolgo. 2 per 3 fa 6, perché ricordatevi, si parte sempre dalle unità del moltiplicatore. Poi 2 per 4 fa 8 e ottengo il primo prodotto parziale. Considero poi le decine del moltiplicatore e vado a fare 1 per 3 che fa 3 e 1 per 4 che mi dà come risultato 4. Quindi questo è il secondo prodotto parziale. Vediamo il prodotto finale, 516. Cosa devo fare per scoprire se la mia moltiplicazione è corretta? Inverto l'ordine dei fattori e quindi faccio 12 per 43. Se moltiplicando ottengo lo stesso risultato della prima moltiplicazione, allora posso stare tranquillo che la mia operazione è esatta. Avete capito bene? Altrimenti bisogna ripeterla. Allora ragazzi, per concludere, la maestra Antonella vi ha lasciato delle moltiplicazioni. Mettetevi alla prova e svolgetele.
Se il mio video vi è piaciuto, mettetemi un like e seguitemi sul canale. Ciao ciao bimbi, a presto!